qui con il nostro TG Sport. Oggi è una giornata strana di vigilia perché effettivamente domani si apre il 32esimo turno di campionato proprio con Lecce Udinese. Sarà la gara di apertura di questa giornata di campionato. Non si scontreranno solamente Lecce Udinese, ma ci sono altre sfide chiave, come per esempio Roma-Milan, importantissimo in ottica Champions League. E poi attenzione perché il Napoli, battendo la Salernitana e anche Lazio permettendo, potrebbe già vincere lo scudetto in questa 32esima giornata. In ottica salvezza poi sarà fondamentale Cremonese e l'AS Verona, dato che entrambe sono alla ricerca di punti preziosi per rimanere nella massima serie. Questi sono quindi i match di spicco per questo 32esimo turno di campionato che, come sappiamo, è sempre contraddistinto dalle parole, soprattutto nelle giornate di vigilia come quella di oggi. Ha parlato Andrea Sottil nell'intervista pre-gara, come di consueto accade, e si è concentrato soprattutto su un dato in particolare, la difesa che ha trovato ben 15 gol su 42 totali. Andiamo a sentire come commenta questo dato. Effettivamente ha questo grande merito di far segnare chiunque perché il centrocampo segna, l'attacco c'è e la difesa è una delle più produttive d'Europa. Ma sì, intanto è un altro aspetto che... PS, complimenti per lo schema perché quello del 2-0 con la Cremonese è stato fantastico. Anche questo fa parte della nostra identità. A me piace sempre attaccare e portare tanti uomini a partecipare alla manovra e anche a occupare l'area, poi ci deve essere sempre l'equilibrio, no? Tra chi attacca e chi fa le preventive, però se andiamo a vedere è stata la nostra forza perché? Perché poi tranne Beto non abbiamo noi degli attaccanti grandi numeri, no? In termini di realizzativi, in termini di gol e quindi i centrocampisti, i difensori, i quinti. Si sono divisi i gol fatti e questo è sempre un bene ed è un nostro valore aggiunto e deve esserlo ancora di più da qua alla fine perché abbiamo capacità di inserimento da parte dei centrocampisti, dei quinti, abbiamo soluzioni sui piazzati. L'ultima situazione con la Cremonese è stata fatta bene sia per quanto riguarda i nostri calcianti, perché abbiamo piede importante nel calciare e soprattutto abbiamo terzo tempo e struttura per attaccare bene il gioco aereo. Quindi dobbiamo continuare, ci stiamo lavorando tanto come sempre e dobbiamo soprattutto continuare ad inserirsi e credere sempre che la palla poi arrivi, perché poi è quello, no? Io vado dentro con la volontà e con la sicurezza, la certezza che il pallone arrivi e vado a far gol. Quindi dobbiamo continuare a portare tanti uomini ad attaccare la porta. Parole per Andrea Sottil, così come per Marco Baroni, l'allenatore del Lecce. Andiamo a sentire la sua proprio in merito all'Udinese. No, Questo l'Udinese è una pressing. partita importante, come vi ho detto, no? Per scrivere tutti insieme questa bella storia dobbiamo affrontare queste partite senza paura, senza timore, con grandissimo rispetto dell'avversario, però nella stessa misura non dobbiamo temere, dobbiamo essere concentrati, sapere che loro affrontiamo una squadra forte, pericolosa. Però noi siamo anche consci e convinti delle nostre qualità, dobbiamo mettere in campo quello che questa squadra sa fare bene e ci sono dei punti di forza importanti. No, non è un problema perché Juan Gonzalez è comunque un giocatore che ha quantità nel match. Lui, ora questa scelta è stata un pochettino più anche di alleggerire, no? Io sto cercando anche questi giovani, qualcuno di levargli questo peso. Quando è entrato con la Sampdoria, secondo me ha fatto molto bene ed è questa la cosa importante. Queste partite
Specialmente queste gare, no, sono l'ultima parte di gioco, è il momento più importante, più cruciale della gara, e quindi ho bisogno, chi non parte, chi entri con la stessa energia, con la stessa spensieratezza, con la stessa voglia, con la stessa determinazione di chi ha fatto la prima parte del campionato. Dopo Baroni andiamo ad ascoltare anche le parole del centrocampista del Lecce, Blen, sentiamo. Siamo pronti a lottare come sempre, come abbiamo fatto sempre dall'inizio del campionato a adesso. Secondo me gli ultimi tre prestazioni che abbiamo fatto sono state, non voglio dire bene perché abbiamo preso solo un punto, ma sono state corretti. Per me meritiamo di vincere con la Sampdoria. Lo so che le partite a Via del Mare sono importanti, sono sicuro che i tifosi saranno anche molto importanti per noi, perché quando senti che c'è la gente, c'è i tifosi, che c'è la città con te, allora le gambe vanno da solo, non hai bisogno di niente, non hai bisogno di pensare, le gambe vanno da solo, quindi sarà importante essere tutti insieme, la squadra, il staff, la società, i tifosi, ma anche la città, per provare di vincere questa partita e per fare tutto per rimanere in Serie A. Sappiamo che il mercato non si ferma mai e l'Udinese ha già scovato un nuovo profilo per la prossima stagione. L'attaccante brasiliano Brenner, classe 2000, rapido, bravo negli uno contro uno. Ci racconta però meglio il suo profilo il nostro Stefano Giovanpietro. L'Udinese aspetta un finale di campionato in crescendo, ma nel frattempo continua a pensare anche alla rosa del futuro, con il mercato che in casa bianconera non dorme mai. Dopo l'ingaggio di Camara e di Zemura, che si divideranno la fascia sinistra dopo l'addio di Destiny Udoje, il club dei Pozzo ha chiuso un affare intavolato qualche tempo fa e ha ufficializzato l'ingaggio di Brenner, Sousa da Silva, più semplicemente Brenner, per la stagione prossima, con la firma di un contratto che scadrà il 30 giugno 2028. Centravanti brasiliano, classe 2000, Brenner nelle ultime stagioni ha fatto impazzire la MLS, il campionato di calcio statunitense, a suon di gol e grandi giocate, in particolare la piazza di Cincinnati. Cresciuto nelle giovanili del San Paolo, con il quale è esordito a 17 anni, si è trasferito in prestito alla Fluminense nel 2019, prima di approdare negli USA a gennaio del 2021 per una cifra record di 13 milioni di dollari per tutto il campionato americano, oltre che per la giovane franchigia di Cincinnati, nata nel 2015. Brenner, dopo una prima stagione di ambientamento con 8 gol e 2 assist in 33 presenze, è esploso nel 2022 segnandone 18 di gol con 6 assist in 29 apparizioni, numeri che hanno portato Cincinnati alla sua prima post-season della storia dopo tre ultimi posti consecutivi, numeri che hanno fatto innamorare l'Udinese, che ha fatto un altro movimento per tempo investendo una cifra tra parte fissa e bonus che gira intorno ai 10 milioni di euro, portando così Brenner a essere il giocatore più pagato da un club europeo nella MLS, numero 9 puro, ma non c'è da aspettarsi un nuovo Beto, viste le caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse. Brevilineo, scattante, con grande fiuto del gol, Brenner non disdegna la giocata di qualità per saltare l'uomo e infiammare la platea. È un destro naturale il brasiliano, ma calcia benissimo e segna tanto anche col sinistro, un po' meno di testa, che non è il suo cavallo di battaglia. Molto abile nel dialogo con i compagni nello stretto e nel gioco sul filo del fuorigioco, coniuga, se vogliamo, le caratteristiche di Beto e di Success, potendo giocare così benissimo con entrambi. L'attaccante brasiliano rinforzerà l'attacco friulano in attesa di capire il destino dei suoi colleghi di reparto in estate, con tante sirene di mercato accese, ma una certezza resta. Un anno fa o poco più veniva ufficializzato Sandy Lovric sotto traccia, e quando lo scouting dell'Udinese punta così un giocatore con tanta convinzione lo porta in Friuli, è rarissimo che sbagli, anzi quasi impossibile. Al
via la 10ª edizione della Junior Team Cup. L'edizione 2023 sarà caratterizzata dall'impegno e sostegno della campagna Keep Racism Out, promossa per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo fuori dagli stadi, sensibilizzando gli appassionati di calcio, specie i più giovani, a combattere ogni forma di discriminazione o intolleranza. Andiamo a vedere il servizio. Negli ultimi 2 anni abbiamo cercato di veicolare messaggi di responsabilità sociale, parlando con i nostri tifosi, sì, sicuramente i grandi di domani, ma i nostri tifosi già di adesso, parlando di veri valori dello sport, tipo la lealtà, l'amicizia, fare gruppo, l'appartenenza e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Il torneo, diciamo, è stato strutturato in tutte le 16 città che sono sedi di squadre di Serie A. Abbiamo svolto in tutte queste, diciamo, zone, province, abbiamo svolto dei tornei oratoriali, territoriali. Qui abbiamo avuto le 16 finaliste che si sono incontrate in fasi regionali e interregionali di qualificazione, che porteranno dal 23 al 25 maggio a Roma per la fase nazionale, e le prime, diciamo, la finale primo e secondo posto si disputerà sul terreno dello Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia Freccia Rossa. Sicuramente i valori che lo sport ci trasmette sono quelli dell'unità, della compattezza e comunque sapere che hai nel compagno il sostegno per poter raggiungere qualsiasi risultato, quindi sicuramente questo è uno dei valori che secondo me è intrinseco nello sport, sapere che il lavoro di squadra può portare a grandissimi risultati. I valori che possiamo trasmettere, come abbiamo detto all'interno dello spogliatoio, quelli che nello sport ogni giorno si mettono davanti a dinamiche diverse, a conoscere giocatori che provengono da tutto il mondo e accettare usanze e modi, questo credo sia la base di tutto quanto. E come ho detto, spesso questa cosa del razzismo nasce dall'ignoranza e quindi magari da comportamenti che non sono esattamente così paragonabili o comunque all'interno dello sport, quindi posso dire che i ragazzi spesso devono capire che quanto è importante la bellezza della diversità all'interno di uno spogliatoio, ma non solo lo spogliatoio. Momento dei tornei, iniziando con quello delle nazioni. Nuovo successo per la nazionale Under 15 al torneo delle nazioni di Gradisca. Dopo la larga vittoria all'esordio contro il Messico, gli azzurrini hanno superato per 2-0 anche la Macedonia del Nord grazie alla doppietta di Campaniello. 2 gol nel primo tempo per un successo che garantisce l'accesso alle semifinali. Il primo a 10 minuti dall'inizio con Campaniello che ruba palla al portiere avversario e insacca porta vuota. Alla mezz'ora la replica con un gran tiro di sinistro dal vertice destro dell'area. Passiamo ora invece al torneo delle regioni con l'Under 19. Sono bastati solamente 3 secondi per cancellare il sogno della rappresentativa Under 19 del Friuli Venezia Giulia di vincere il torneo delle regioni. Dopo il vantaggio con Schiavon al 45esimo, il fortino della nostra regione è caduto negli ultimi istanti dei minuti di recupero con la Liguria, che trova il gol del pareggio. Dopo i tempi supplementari la gara è terminata ai calci di rigore con il Friuli Venezia Giulia che sbaglia l'unico tiro della serie e il match quindi finisce 6-4. Passiamo ora alla Serie C perché il nostro direttore, il direttore di TV12 e di Sport Italia Michele Criscitiello ha lanciato in esclusiva la notizia dell'inizio di un'indagine per possibile illecito sportivo nell'ultima gara di campionato tra Pergolettese e Triestina del girone A di Serie C, disputata sabato 22 aprile e terminata 2-1 per i giuliani grazie alle 2 reti negli ultimi minuti firmate da Felici e Adorante che hanno ribaltato il gol del vantaggio di Saccani. Ovviamente per tutte le altre informazioni, per tutti gli altri aggiornamenti vi terremo sicuramente aggiornati nelle nostre prossime edizioni del telegiornale. Continuiamo a parlare di volley perché finisce il sogno della CDA Talma Sons nelle semifinali di playoff di A2. Le friulane si fermano di fronte all'ITAS Trentino e andiamo quindi a sentire il commento di coach Barbieri. Leo Barbieri, una partita epica. Oggi si può dire che questa è stata una partita epica. Sì, è stata una bellissima partita, devo dire. Sotto l'aspetto emotivo, emozionale, di grande
di grande intensità. Ecco, noi i primi due set abbiamo giocato molto bene, abbiamo messo in difficoltà Mason, loro sono riusciti a pescare dalla panchina con Joly e lì si sono sistemate un attimino, soprattutto sulla fase di cambio palla, che hanno dato più continuità. Dopodiché devo dire che quando la partita si è allungata, questa intensità, loro hanno dei giocatori di grande esperienza, logicamente l'esperienza non te la regala nessuno, hanno saputo quando forzare la battuta, quando metterla solo di là, e devo dire che quello hanno fatto molto bene. Comunque devo fare complimenti alle mie ragazze, perché oggi, anche oggi come tutto l'anno, sono state straordinarie, perciò siamo molto rammaricati per la partita, perché questa è il nostro DNA, questa è la mentalità che abbiamo noi, però siamo molto felici della stagione, abbiamo fatto una stagione meravigliosa, perciò veramente un plauso a queste ragazze, un plauso allo staff che ha lavorato con grande intensità, sia medico che tecnico, e devo dire che questa è una città che è cresciuta molto, ci ha messo nelle condizioni migliori di lavorare, come avete letto, tra Lignano, qua la Tisana e Talmasson, quest'unione qua ci ha permesso di confrontarsi contro realtà come Roma, come Brescia, queste grandi città, e perciò siamo molto contenti, un plauso a tutti, non dico una grandissima stagione, e non è la stagione che mi sono divertito più di tutto, io ho avuto molte anche meravigliose, questa, permettetemi la battuta, è stata una bellissima stagione e volevo per l'ennesima volta ringraziare tutti, anche te e tutti quelli che hanno collaborato con noi in questo periodo. Questo era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati come sempre in nostra compagnia, ci vediamo domani di nuovo con Pomeriggio Calcio alle 15, non ci sarà l'edizione del TG Sport domani perché vi racconteremo in diretta la gara tra Lecce e Udinese. Una buona serata a tutti voi.